Buonasera ai telespettatori di Zui, questa settimana torniamo sul Monte Amiata dopo il bel passaggio che abbiamo fatto qualche giorno fa ad Abbadia San Salvatore, torniamo in un luogo piuttosto vicino ma in provincia di Grosseto, qui siamo a Santa Fiora. Più o meno la tradizione e la storia sono simili, intanto c'è una storia che lega le miniere, quindi i due territori, e poi naturalmente le famiglie che hanno dominato il territorio e anche le emergenze storiche. Il sindaco di Santa Fiora, Renzo Verdi, con il quale introduciamo questa puntata che ci porterà poi a visitare il centro storico di questo paese davvero straordinario, le opere della Robbia e poi naturalmente anche il luogo, la riserva naturale della provincia di Grosseto, una delle 13 riserve. Oggi visiteremo la riserva della Santissima Trinità. Allora, sindaco Verdi, il comune di Santa Fiora, naturalmente dopo aver riconvertito le miniere, che oggi sono un piacevolissimo ricordo, testimoniato anche da un museo, potremmo dire si butta anima e corpo sull'offerta turistica, sulla proposta del territorio dal punto di vista artistico. Abbiamo visto, girando per il paese, naturalmente monumenti ed emergenze che voi tenete a conservare perché rappresentano il valore aggiunto di questo paese. Sì, certo, noi in tutti questi anni, nella mia legislatura, l'amministrazione è stata molto attenta a individuare queste emergenze. Siamo intervenuti su tante di queste riqualificandole, non per ultimo il progetto del parco fluviale, dove la chiesa di Sant'Antonio la stiamo ritirando su, proprio ritirando su perché era stata bombardata, riqualificandola. E crediamo che nel mese di giugno ci sarà l'inaugurazione. Come abbiamo fatto attenzione anche su tutta una serie di interventi di beni culturali, dei crocifissi che sono già stati inseriti nelle nostre chiese, la chiesa della Pieve, la chiesa di Sant'Agostino, e non per ultimo stiamo concludendo l'accordo di programma che è stato fatto fra il Comune di Santa Fiora, la parrocchia di Santa Fiora e l'Università di Firenze per quanto riguarda la riqualificazione, ristrutturazione e poi diventerà museo sacro di Sant'Agostino, per riportare alcune opere che sono ancora in giacenza, in custodia nel Museo Civico Diocesano di Pitigliano. Quanto è importante per voi, naturalmente quanto è stata importante lo sappiamo, attualmente quanto è importante la miniera o quello che la miniera ha rappresentato per questo territorio? Ma la miniera è un trascorso storico dove tante famiglie, tante persone, tanti abitanti di qua hanno speso la vita e morti nella miniera, il che noi l'abbiamo costruito un piccolo museo proprio in ricordo per non dimenticare. Tutti gli anni c'è dietro a questo museo tutta una serie di attività per proprio far ricordare che questo territorio prettamente il suo lavoro su indotto era minerario. Santa Fiora è il territorio, è la città dell'acqua naturalmente, qui ci sono le sorgenti dell'acquedotto del Fiora, ma è anche un territorio circondato da boschi. Noi vedremo più tardi una delle 13 riserve della provincia di Grosseto. Il verde non vi manca? No, il verde non ci manca e sicuramente tutte le amministrazioni, anche prima di me, sono state molto attenti al mantenimento e alla custodia di questo verde, che è un polmone. Da lì nasce anche la possibilità di avere più acqua o meno acqua. Il verde pubblico per noi è una massima attenzione. Come abbiamo già avuto modo di ricordare nel corso della presentazione di questa puntata, Santa Fiora probabilmente è una delle cittadine più antiche del Monte Amiata, così un po' come tutte le cittadine di questo comprensorio, la storia è molto legata a delle famiglie che da queste parti hanno fatto, soprattutto nel periodo medievale, il bello e il cattivo tempo. Santa Fiora è legata naturalmente a una tradizione antichissima, quella legata alle miniere, ma è legata anche a storie che si confondono spesso con la leggenda e sono
come dire, un po' tutte legate fra di loro. Intanto presento la nostra guida turistica, ambientale e turistica, che oggi ci accompagnerà nella riserva gestita dalla provincia, la riserva di Santissima Trinità, è Anna Dottori, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione. Prima di arrivare alla chiesa che ci ospita, che è la pieve delle patrone di Santa Fiora, ovvero la pieve delle sante Flora e Lucilla, abbiamo cominciato il nostro viaggio attraverso la piazza centrale, dopodiché abbiamo dato uno sguardo a quella che fu l'imponenza di una famiglia, la famiglia degli Aldobrandeschi, che qui insieme agli Sforza, come ho detto in precedenza, hanno fatto un po' il bello e il cattivo tempo, vero Anna? Gli Aldobrandeschi sono una famiglia di origine longobarda, arrivata in Toscana nell'VIII secolo d.C. Inizialmente la loro sede di contea fu Roselle, poi in seguito agli attacchi dei pirati sempre più frequenti, in seguito al problema della malaria, gli Aldobrandeschi trasferirono la loro sede di contea a Pitigliano Sovana. Nel 1274 però ci fu una divisione in due parti della famiglia Aldobrandeschi. Un ramo degli Aldobrandeschi rimase a Pitigliano Sovana, mentre un altro ramo spostò la sede di contea a Santa Fiora. Gli Aldobrandeschi sono rimasti a Santa Fiora fino al 1439, quando l'ultima discendente di questa famiglia, Cecilia Aldobrandeschi, si sposa con il conte Bosio Sforza, Bosio di Muzio Attendola Sforza. E da lì Santa Fiora passa sotto il controllo degli Sforza. Santa Fiora entrerà nel Granducato di Toscana solamente nel 1600, ma gli Sforza rimarranno comunque come feudatari per quasi tutto il 1700. Abbiamo visto però una bellissima architettura, qui ci sono dei palazzi che mantengono ancora tutto il loro fascino e che tu provvedevi poco fa alla telecamera a segnalare. Qui, volendo, ogni angolino del centro storico è, come dire, una piccola perla. Certo, sì, a partire dalla piazza dove si affaccia il Palazzo Sforza Cesarini e dove in origine sicuramente era situato il castello degli Aldobrandeschi. Scendendo si trova la chiesa del Suffragio, che è una chiesa cinquecentesca con rifacimenti 600 e 700, che ospita all'interno i cosiddetti tronchi. Sono tre croci molto grandi, realizzate con legno locale, che vengono portate in processione ogni anno il 3 di maggio. Scendendo si trova la statua di San Michele Arcangelo, il cui culto venne molto spinto dai Longobardi, in quanto si tratta di un santo guerriero che incarnava bene proprio gli ideali di questo popolo.